Siamo dunque pronti al primo collegamento di oggi. Come sapete, in Just Today ci occupiamo di costume, di società, oltre che di notizie e di informazioni, e in maniera particolare ci occupiamo anche di salute, di tutto quello che appunto intorno alla salute gira. E oggi ritroviamo con piacere Susanna Neuhold, responsabile nazionale qualità e sicurezza alimentare di AICE, Associazione Italiana Celiachia, perché con lei appunto faremo il punto, perdonate il gioco di parole, sul tema della celiachia e sui consigli per l'estate per affrontare al meglio appunto questa situazione. Quindi io saluto Susanna, che vedo già nel nostro maxischermo, e la ringrazio per essere qui con noi stamattina. Buongiorno a tutti, grazie Tony, buongiorno a tutti. Grazie a te. Come sta andando quest'estate 2024? Sta andando bene, con qualche difficoltà ovviamente per chi è celiaco, perché non è facile confrontarsi un po' col cambio anche delle abitudini per chi deve affrontare comunque tutti i giorni una dieta senza glutine, che è, lo ricordo, l'unica terapia oggi conosciuta per la celiachia, per questa patologia che è cronica, quindi da cui non si guarisce, quindi bisogna seguire tutta la vita una dieta strettamente di esclusione del glutine. Noi siamo qui per questo, per ecco, essere di supporto a quanti si ritrovano a convivere con la celiachia. Ecco, come possiamo intanto definire la celiachia? Per chi non sapesse che cos'è, come possiamo spiegare ad un non celiaco che cos'è la celiachia, Susanna? La celiachia è una malattia autoimmune, appunto cronica, che si espleta a livello dell'intestino. Quindi cosa succede? Quando si ingerisce glutine, quindi il glutine non ha un problema nel momento in cui si tocca o anche se dovesse essere, diciamo così, inalato, si scatena una reazione infiammatoria che va a colpire l'intestino tenue, in particolare i villi. I villi sono quelle piccole dita che sono preposte all'assorbimento dei nutrienti nel nostro intestino. La celiachia, scatenando questa reazione infiammatoria autoimmune contro praticamente lo stesso organismo, fa sì che questi villi si distruggano e quindi l'organismo non sia più in grado di assorbire i nutrienti. Questo porta a una serie di sintomi che sono molto variegati. Per questo motivo poi è difficile spesso diagnosticare la celiachia, perché si va dal classico sintomo gastrointestinale, quindi può esserci nausea, vomito, diarrea, eccetera. Per i bambini spesso c'è un arresto o un rallentamento della crescita proprio perché non riescono a assumere nutrienti, ma nei casi in cui la malattia insorga in età adulta, perché ricordiamolo, la celiachia può insorgere in qualsiasi momento dell'età, della vita, i sintomi possono essere anche molto diversi. Può esserci un'anemia che non si risolve, può esserci un'osteoporosi precoce anche nei soggetti maschili, possono esserci problemi di infertilità. Quindi di fronte a una pletora di sintomi così diversificata, a volte arrivare alla diagnosi è piuttosto lungo, purtroppo. Susanna, notavo che negli ultimi tempi nutrizionisti e medici più in generale comunque sconsigliano un abuso di glutine, più in generale di carboidrati, anche a persone non affette da celiachia. Questo perché, secondo te? Allora, diciamo che intorno alla dieta senza glutine ci sono tanti falsi miti che vanno sicuramente sfatati. Innanzitutto, il glutine non è un carboidrato, è una proteina, anzi meglio un complesso proteico a cui solo i celiaci sono sensibili. Quindi per tutte le altre persone il glutine è un complesso proteico che nutrizionalmente non comporta né grossi benefici né grossi svantaggi. Quindi eliminare il glutine dalla dieta per chi non è celiaco sostanzialmente non serve e potrebbe comportare dei rischi di carenze nutrizionali, perché ovviamente una dieta di esclusione comporta sempre una certa attenzione. Non è neanche provato, anzi tutt'altro, in realtà sembra che la situazione sia all'opposto, che la dieta moderna sia più ricca di glutine rispetto a quella passata. E quindi di fatto l'ipotesi più, diciamo, più diffusa rispetto a queste patologie autoimmuni, è che il nostro sistema immunitario
immunitario sia meno esposto diciamo, a stimoli di patogeni e quindi in qualche maniera le malattie autoimmuni possano essere aumentate da questa motivazione. Però in realtà ad oggi ancora non si sa quale sia la causa della celiachia e non si sa se in realtà sia in crescita oppure no, nel senso che fino ad oggi si è sempre parlato di un 1% circa della popolazione che è colpita dalla celiachia e in realtà ad oggi se noi assistiamo a una crescita dei celiaci non è tanto perché crescono proprio nel numero le persone celiache quanto crescono le diagnosi. Proprio perché vi dicevo che è difficile spesso arrivare alla diagnosi, oggi noi non abbiamo ancora tutto l'1% della popolazione, per esempio, italiana diagnosticata, quindi parliamo di oltre mezzo milione di persone, ma abbiamo solo 150.000 circa persone diagnosticate. Vuol dire che tante ancora mancano all'appello e possono essere persone che appunto hanno una qualità di vita bassa, hanno disturbi, hanno problemi che magari appunto impattano molto sulla loro vita, ma non sono ancora arrivate alla diagnosi. Per questo iniziative come la vostra in cui ci invitate a parlare di celiachia sono importanti perché rispetto a un sintomo sospetto è utile rivolgersi al proprio medico per fare il percorso diagnostico che è molto semplice. Se vuoi te lo racconto brevemente. Molto volentieri perché crediamo che appunto la prevenzione e la cura precoce dei sintomi di qualsiasi malattia sia fondamentale per vivere meglio. Assolutamente, infatti scoprire in tempi brevi una celiachia che sia appunto insorta è molto importante perché può prevenire complicanze che poi possono anche essere non più recuperabili. Per esempio, possono essere tanti casi di donne che hanno problemi di infertilità e che quando scoprono di essere celiache e quindi si mettono a dieta senza glutine, può essere troppo tardi per riuscire ad avere una gravidanza. Quindi diciamo che hanno un impatto veramente molto forte sulla vita delle persone. Questo è solo un esempio. Quindi come si arriva alla diagnosi? È molto semplice perché appunto se si ha un sospetto, dicevo, sintomi molto vari, può esserci l'infertilità, può esserci l'anemia del sangue, può esserci l'osteoporosi, possono esserci anche le afte in bocca, l'ipoplasia dello smalto, sono tantissimi sintomi, li trovate sul nostro sito celiachia.it. Se avete un dubbio vi rivolgete al vostro medico di base che vi prescriverà degli semplici esami del sangue. Quindi semplicemente si fa un prelievo di sangue e si vanno a testare degli anticorpi. Se questi anticorpi sono positivi, quindi superiore a un certo livello, verrà fatta una biopsia. Quindi si andrà tramite gastroscopia a prelevare dei piccoli frammenti del vostro intestino, dell'intestino tenue, per vedere se effettivamente quei villi di cui vi parlavo prima saranno stati distrutti o come si dice appiattiti oppure no. In quel caso si diagnostica, si certifica a tutti gli effetti che si è celiaci. E a quel punto, appunto, si ha la certezza e ci si mette a dieta senza glutine e in moltissimi casi si può recuperare uno stato di salute assolutamente analogo a quello di una persona che non ha una malattia cronica. Quindi, la buona notizia della celiachia è che non servono farmaci, non servono operazioni, non servono terapie. Con una dieta si può raggiungere molto semplicemente ritrovare la salute. E anche perché consentimi di condividere questa riflessione che mi viene spontanea, se dico una fesseria mi correggerai. Oggi abbiamo la fortuna di avere una vasta scelta di prodotti alimentari per nutrirci, per cui ecco, non dobbiamo scoraggiarci di fronte a questa patologia, ma abbiamo anche la fortuna di poter arricchire la nostra dieta con tantissimi prodotti. E a questo punto arrivo appunto ai consigli per l'estate, per quanti appunto soffrissero di celiachia. I nostri consigli sono rivolti soprattutto al mangiare fuori casa. Quindi noi abbiamo questo programma che si chiama Alimentazione fuori casa senza glutine, che copre oltre 4.000 locali in tutta Italia. È riconoscibile da questa vetrofania rossa, che appunto riconosce, ecco, la vediamo in quell'immagine che ora tornerà, in cui si vede proprio la spiga barrata, il piatto con, la forchetta e il coltello, eccola, e riconoscete così i locali che sono da noi accreditati, quindi sono locali che abbiamo formato, che monitoriamo periodicamente e che sono più sicuri.
sicuri. Noi facciamo anche tanta formazione, tanta informazione, quindi in realtà sono anche molti di più, ovviamente in Italia, i locali che sono in grado di accogliere persone celiache. Quindi nel caso in cui un locale non sia accreditato dall'associazione, ovviamente non ci sono problemi. L'importante è informarsi, magari con un certo anticipo, verificare che siano disponibili i piatti senza glutine, che ci sia una buona conoscenza della celiachia e si potrà andare dappertutto quasi. Quello che noi chiediamo sempre è che chi viaggia con un celiaco, magari appunto in questo periodo di vacanze, abbia questa consapevolezza, cioè se il celiaco vi chiede di cambiare ristorante, non lo fa per un capriccio, ma perché effettivamente ha bisogno di un posto sicuro dove mangiare, anche se tantissimi sono, devo dire, la cultura in Italia del senza glutine è molto alta, può capitare, quindi non cerchiamo di insistere, ma assolutamente troviamo un posto dove tutti possiamo mangiare in serenità e tranquillità. Io faccio veramente i miei più sinceri complimenti all'Associazione Italiana Celiachia, al lavoro che svolgete, perché soprattutto, ecco, in relazione al mangiare fuori si emergono le criticità più importanti, dal lato soprattutto di chi fa ristorazione. Ma come dicevi tu, il livello di consapevolezza sta crescendo. Molte volte mi è capitato di trovarmi, no, in situazioni dove i ristoratori avrebbero dato un braccio pur di non scontentare il cliente celiaco, perché ovviamente ci si mette nei panni dell'altra persona, la si vuole coccolare al meglio. E la vostra iniziativa mi pare davvero importante, opportuna, anche perché, ecco, si accompagna a questo livello di formazione, di consapevolezza che non deve mai mancare, non solo per i celiaci, ovviamente è quasi obbligata in quel caso, ma soprattutto per i non celiaci, che devono accogliere, ecco, far vivere serenamente la loro patologia nella vita di tutti i giorni. Susanna, allora, grazie mille per essere stata con noi anche oggi a sollevare, a approfondire il tema della celiachia. Abbiamo ancora tanto da fare, ce lo ricordavi tu, ma non ci manca la buona volontà, l'impegno, per cui grazie per il lavoro che fai, che fate e che hai condiviso con noi. Anzi, grazie a voi perché è importante che ci sia data visibilità, appunto perché affrontare questa patologia tutti insieme è molto più semplice. Grazie. Grazie, grazie ancora a te. Quindi invito i nostri cari amici all'ascolto che dovessero soffrire di questa patologia o che magari conoscono persone celiache a collegarsi alla Bisogna al sito www.celiachia.it, curato dall'Associazione Italiana Celiachia, per rimanere sempre aggiornati sul tema. Grazie ancora a Susanna Neuhold. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.